Bentrovati come sempre per il nostro momento dedicato alla medicina. Oggi parleremo di anestesia in campo assistenziale. Sono con me, insieme al dottor Gaetano D'Onofrio, che è direttore sanitario dell'AU Federico II di Napoli, il dottor Michele Chiariello, che è dirigente medico di anestesiologia e rianimazione, appunto sempre presso la Federico II di Napoli. Grazie di essere qua ad entrambi. Allora, io comincerei da lei, dottore, dicendo a chi si ascolta: oggi tutto cambia, tutto velocemente e tutto in campo tecnologico. Quindi anche il ruolo dell'anestesista penso che sia cambiato. Qual è questo ruolo oggi? Il ruolo oggi dell'anestesista in realtà rimane quello di sempre, con le variabili che possono apportare le tecnologie moderne e diciamo, i ritrovati che esistono, che tutte le tecnologie avanzano. Ricordiamo banalmente come sono avanzate negli ultimi anni le tecnologie domestiche. Rapportatele alla sanità e potete facilmente comprendere, ricordiamoci un vecchio televisore, uno moderno e così via dicendo, capirete come facilmente siano cambiate, anche se che però con un passo leggermente più lento, perché le tecnologie in campo medico non possono correre, devono essere sperimentate, provate e a quel punto poi usate. Che cos'è l'anestesista? Perché spesso ci si chiedeva nel passato, ma lei è un medico? L'anestesista non è solo un medico, è uno specialista, se no non può fare tale lavoro. È uno specialista e che risponde appieno a quello che è uno dei primi comandamenti della regola ippocratica, in primum lenire dolorem. Per prima cosa, calmate il dolore. E quindi, se questo è l'anestesista, capirete facilmente come il nostro ruolo è quello di aiutare i pazienti a sopportare il dolore delle sale operatorie, dell'intervento chirurgico che per il passato si facevano da sveglio. Ricordiamoci, il chirurgo di Napoleone era bravissimo perché riusciva a fare un'amputazione in pochi minuti, perché il dolore era fortissimo, si usava una bottiglia di whisky per anestetizzarsi. Invece, oggi è possibile fare interventi lunghissimi, mantenere costante la situazione, lo stato di benessere, tra virgolette, del Monitorandolo paziente, continuamente. monitorandolo continuamente e controllando e parametrando tutti i parametri, mantenendo costante, possiamo dire, un'omeostasi della situazione clinica del paziente. Quindi l'anestesista rientra a tutto campo per quanto riguarda la chirurgia. Quindi un chirurgo può essere bravo quando vuole, ma se non c'è un anestesista che consente di fare ciò, non potrebbe fare nulla. L'anestesista rientra nella terapia del dolore, nelle patologie purtroppo gravi, oncologiche, da schiacciamento, qualsiasi patologia che provochi un dolore costante e continuo. Questo ruolo è C'è questo ruolo importantissimo. dell'anestesista rianimatore che poi sta diventando ed è diventato una branca, diciamo, a parte, perché poi la specialistica negli anni crea delle super specializzazioni. E poi purtroppo nella rianimazione, quando il paziente non è più in grado di poter vivere, e quindi si assiste. Considerate, le nostre rianimazioni vanno tutti i pazienti che hanno avuto incidenti stradali, gravi patologie. Non è un atto terminale, chiariamo un Dopo chiariremo anche concetto, non è questo, un sì. atto terminale quello dell'assistenza, come tanti anni fa si diceva la rianimazione è l'anticamera della morte, non è quello, è un momento in cui, grave per la vita di un uomo, in cui si tenta, e tutto per tutto, di assisterlo e potergli dare la possibilità di superare questo momento. O anche se non dovesse superarlo questo momento, comunque di metterlo in condizione di sapere che abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Bene. Visto che lei ha accennato già, quindi ha anticipato una mia domanda, io vorrei che facessimo anche una differenza fra la terapia del dolore e le cure palliative, perché ci sono varie fasi in cui appunto l'anestesista interviene con il suo Certo, ruolo. certo. La terapia del dolore consente per tantissimi casi di poter controllare il dolore, sia sia esso un dolore su una base algogena di varia natura, sia esso un dolore che invece purtroppo viene da problemi oncologici e quindi parliamo probabilmente di un fine vita.
A quel punto possono subentrare terapie palliative. Palliative perché noi dobbiamo capire che non è soltanto togliendo il dolore che possiamo aiutare un uomo ad affrontare quella che poi sarà il momento terminale, ma possiamo metterlo in condizioni di migliorare, di mantenere meglio alcuni parametri e non farlo soffrire. Quindi a questo punto io direi che la terapia del dolore e le terapie palliative possono insieme accordarsi, abbracciarsi e dare una dignità all'uomo che spesso purtroppo nel passato veniva dimenticata. Non veniva dimenticata, non si poteva, perché oggi sulla terapia palliativa e sulla terapia del dolore c'è uno studio costante di anni a cui si arriva. Purtroppo si muore lo stesso e questo è un dato di fatto, però una morte dignitosa. Dignitosa, che è fondamentale. Dottore, spesso sentiamo parlare di ECMO, che è l'acronimo di cosa? È l'acronimo di circolazione extracorporea con ossigenazione a membrana. Questo termine per, ovviamente per i non addetti ai lavori sembrerebbe oscuro. In realtà consideriamo questo, diciamo che l'ECMO nasce, è il concetto della macchina cuore-polmone. Nasce però con un momento abbastanza particolare, quando ricorderete sicuramente ci sono avvenuti quei casi, quelle influenze l'H1N1, che ha portato a morte purtroppo a molte persone. L'H1N1 aveva proprio questo problema, a un certo punto non consentiva al paziente più di respirare autonomamente. Anche la possibilità che gli anestesisti e gli animatori hanno, quella di poter controllare il centro del respiro con macchine adeguate, con dei ventilatori, non consentivano l'ossigenazione del paziente in modo tale che questo potesse continuare a vivere. Ovviamente noi avevamo una macchina di riserva, che era la macchina cuore-polmone, che serviva per gli interventi cardiochirurgici. Questo è un po'... Anche i neofiti lo sanno, la macchina cuore-polmone serve per gli interventi quando il cuore si ferma e poi dopo il paziente viene ossigenato da una macchina. L'ECMO è questo. L'ECMO esiste oggi c'è una possibilità di poter, per questi pazienti con gravi patologie respiratorie, e a questo punto non parliamo solo delle patologie virali, ma anche tante altre patologie respiratorie che non consentirebbero, in attesa di una soluzione transitoria, anche di un trapianto, considerate patologie gravissime respiratorie, che il paziente ha bisogno di trapianto, anche persone giovanissime, consente a questi pazienti di poter vivere ancora fino al momento della riparazione della macchina. Consideriamo l'organismo umano una macchina che può cambiare i pezzi. Oggi si può cambiare i pezzi, quando è possibile, certamente. L'ECMO le consente questo. Noi abbiamo la disponibilità nel nostro centro di rianimazione di due macchine che possono consentire questa cura. E poi abbiamo la possibilità, abbiamo un'ambulanza, quindi un ECMO mobile, che può andare a prendere pazienti gravi. E siamo centro regionale, ma anche ultraregionale, perché in realtà i centri in Italia meridionale sono soltanto Napoli, Bari, poi si va a Palermo. Quindi la Calabria viene servita da noi, fino a poco tempo fa sarebbe stata anche la Sardegna, ma comunque si è poi automatizzata. Sono confortanti, però macchine complesse da gestire, perché hanno bisogno di una serie di personale, certo, che preparato ad hoc. Bene, invece dottor D'Onofrio, a questo punto qual è il ruolo della Federico II come centro di riferimento, appunto, non solo per le anestesie e le cure palliative, ma anche per le procedure innovative? Ma io ricordo che la Federico II, oltre ad essere un'azienda ospedaliera universitaria, è anche una scuola di medicina. Una volta si sarebbe chiamata facoltà di medicina, oggi dopo la riforma Gelmini si chiama scuola di medicina, quindi sta ad indicare come l'assistenza sia intrinsecamente legata sia alla formazione, quindi alla didattica, che alla ricerca.
Collegandomi a quello che diceva prima il dottore Chiariello, volevo rappresentare che non solo c'è il discorso per l'ECMO della macchina in sé, ma del corredo organizzativo che ha comportato la strutturazione di questo centro di riferimento per tutto il meridione, perché il dottor Chiariello, sempre modesto, ha voluto sfumare il dato, ma viene da riconoscere che sia lui che il gruppo di infermieri, e mi permette anche direzione sanitaria, che l'ha affiancato nella non solo acquisizione del macchinario e dell'autoambulanza per quella mobile, ma anche della formazione e dell'organizzazione. D'altra parte, voi immaginate che tutto il meridione, quindi dalla Campania scendendo fino a Reggio Calabria, se in qualche ospedale, in qualche realtà, anche case di cura private, si pone una questione di questo genere, la nostra ambulanza parte per prendere questo malato con personale adeguato in termini di formazione e anche di numero per già dare assistenza durante il percorso e continuarla presso di noi. Quindi vi è anche una traduzione presso l'azienda del malato che viene trasportato, quindi non solo nell'ECMO mobile, quindi l'autoambulanza, ma anche poi presso di noi dove ci sono le altre strutture che servono all'assistenza in questi termini. E cito questo come momento, come dire, apicale di una elevata professionalità, perché ovviamente rendetevi conto che se in tante rianimazioni che c'ha il meridione, se in tante strutture e aziende ospedaliere solo due sono state individuate, noi e Bari, sta ad indicare che nel contesto nazionale i centri di eccellenza o, se vogliamo, di iperspecializzazione per caratteristiche strutturali, tecnologiche e di personale, ovviamente hanno acquisito queste caratteristiche. Secondo aspetto, collegando al ragionamento di cure palliative e terapia del dolore, io ricordo che certamente nel percorso di studi che viene effettuato presso le scuole di specializzazioni di anestesia e rianimazione vi è anche questa trattazione. Quindi diciamo che fino a una ventina di anni fa il concetto di dignità della persona, inteso anche dignità verso la morte, era poco accettato. Generalmente quando c'era il meccanismo di non c'è più nulla da fare, ovviamente si tendeva, ahimè, a come dire, aspettare. Per cui c'erano forti sofferenze, c'era un meccanismo, ricorderete forse i famosi film post-Vietnam, no? In cui praticamente molta gente per il dolore di amputazioni o patologie croniche di grandi sofferenze diventavano morfinomani, perché la morfina era l'unico strumento che veniva così dato, somministrato per cercare di lenire il dolore. Oggi diciamo invece vi è una cultura di quella che è la dignità anche del fine vita. Io sottolineerei questo aspetto perché, vedete, a volte l'utenza e tutti quanti noi, compresi noi medici, viaggiamo su due poli opposti. Da una parte la speranza di avere sempre qualche cosa che ci permetta di guarire e d'altra parte invece il senso, potremmo dire, di abbandono, che laddove non vi è più questa speranza ci si lascia andare. Invece, ecco, il discorso delle cure palliative sono incentrate proprio sulla dignità della persona che fino agli atti estremi della vita possa vivere in modo, in base espressione virgolette, decente. Bene, allora dottore, entriamo un po' più nello specifico del campo delle anestesie. Vogliamo dire a chi ci ascolta quanti tipi di anestesie ci sono? L'anestesia fondamentale, quella, l'anestesia generale, che è addormentare il paziente. Lo dico in un termine che può sembrare poco medico, ma è così, il paziente dorme. Ma che cos'è l'anestesia generale? L'anestesia generale, tenetevi forti, è un coma farmacologicamente indotto. Cioè noi mettiamo il paziente in condizioni, lo addormentiamo, un sonno che non può essere risvegliato con un piccolo stimolo, quindi un coma farmacologicamente indotto. Questo non ci deve fare una paura assoluta, però ci deve far comunque rispettare questo momento dell'intervento chirurgico, perché è chiaro che uno non fa un'anestesia per un intervento chirurgico. A questo punto, rapidamente, voglio dire di quello che sono le anestesie locali, locoregionali, poi magari entriamo nel merito, se viene richiesto. Le anestesie locoregionali sono una paralisi farmacologicamente indotta. Sempre lo stesso concetto, rispetto per questo
atto medico, ma che comunque ci fa capire l'importanza, la gravità. Quando qualcuno dice è una sciocchezza relativa, perché comunque andiamo a toccare la vita di un uomo con un coma, con una paralisi, oppure vogliamo tornare indietro, togliamo il dolore. E come togliamo il dolore? Con l'anestesia generale, non voglio entrare nello specifico per quali interventi o altro, ma voglio far comprendere che con l'anestesia generale dobbiamo arrivare su tre posizioni fondamentali. Uno, l'addormentamento, quello che sembra un brutto termine, in realtà è una ipnosi farmacologicamente indotta, con farmaci ipnotici. L'analgesia, cioè devo togliere il dolore, perché dormire non significa non avere dolore. Infine, la miorisoluzione. Io devo dare dei farmaci in cui il paziente non si muove, ma soprattutto do al chirurgo la possibilità di operare con facilità. Non deve operare un paziente teso che ha difficoltà di accesso a livello muscolare, a livello... Per cui io, quando ho raggiunto un equilibrio tra queste tre fasi, io posso dire di aver fatto un'anestesia, a cui dobbiamo dare anche però una quarta fase, che è la prima, che è una preanestesia, che consentirà al paziente di arrivare all'anestesia e quindi poi all'intervento. Quella famosa punterina, quella preparazione. Bravo. E serve un po', in alcuni casi, non sempre, a rilassare il paziente, perché voi considerate, noi purtroppo diventiamo un po' cattivi, nel senso che noi non ci rendiamo conto che il signore lì che sta in attesa di essere operato, ovviamente ha paura. Se un paziente dice che non ha paura, temetelo, sta dicendo una bugia o soprattutto sta dicendo una cosa che non è... Nessuno non ha paura quando saprà che dovrà essere tagliato, dovrà avere un'anoxa dolorosa sicuramente, perché l'intervento chirurgico è doloroso. Noi togliamo il dolore, la componente del dolore, e magari dopo seguiamo anche la componente del dolore con un'analgesia postoperatoria, con una terapia del dolore postoperatorio. Mi piace molto ricordare il tema di un congresso che poi si è ripetuto, la clinica senza dolore. Mi piace molto ricordarlo, perché dire la clinica senza dolore significa che io questo paziente me l'accompagno dalla preanestesia all'anestesia al postoperatorio, dandogli la possibilità di sopportare quello che è il fastidio. Pensate a un taglietto sulla mano, quanto dolore fa. Immaginate una ferita di 10 centimetri. È un dolore di tutt'altro genere, di tutt'altra gravità. Ritornando alla specificità delle anestesie, le anestesie loco-regionali, le peridurali, le anestesie subaracnoidee, sono tutte anestesie che vanno a bloccare questo tipo di anestesia, la parte bassa del corpo, e quindi tutti gli interventi che interverranno per la parte bassa del corpo si potranno fare con queste due tecniche. Entrare nello specifico penso sia non utile, però pensate che il paziente rimane collaborativo, pensate a un parto cesareo, un taglio cesareo, pensate alla collaborazione, che il piacere della mamma di vedere il bambino che nasce, emotivamente che nasce, e quanto poi farmaci andiamo a fare in meno, non ne andiamo a fare in meno al piccolo che nascerà, e comunque anche in tante altre patologie in cui abbiamo difficoltà per, immaginate tutta la patologia ortopedica degli arti inferiori, pensate quanti farmaci in meno andiamo a fare in pazienti anche molto anziani. Noi operiamo persone anche intorno ai 100 anni, possiamo aver operato nel passato, anche adesso. Quindi paziente molto anziano si devono usare proprio, ma deve essere come un uccellino, deve essere addormentato. E così anche le altre anestesie che interessano gli arti superiori, sono tutte tecniche che consentono non un risparmio in termini economici, anche se anche quello oggi va valutato, intendiamoci, ma un risparmio in termini economici nel post-operatorio. Un paziente che ha avuto un intervento alla mano, l'ha addormentato, deve stare una giornata in reparto. Se ti addormentate solo la mano,
se ne torna a casa fasciato. Non solo, ma possiamo anche prevedere un'analgesia post-operatoria che durerà qualche ora dopo, al di là poi delle terapie che possiamo fare post-operatorie per il dolore. Molta gente ha paura proprio dell'anestesia, la paura di non risvegliarsi, oppure ha paura di fatti allergici. Io adesso sto apprendendo in diretta, signori, io già so quanto è importante il ruolo di un anestesista, quanto è importante quel dosaggio giusto perché si sveglia. Io penso che sia un grande, l'anestesista per me è una figura principe in un momento di una sala operatoria. Ecco, un paziente che deve, come ha detto lei, emozionato, impaurito, fa una visita preanestesiologica. Voi che tipi di domande fate? Come lo preparate? Come vi informate? Impostiamo il problema da un punto di vista etico e medico-legale. Da un punto di vista medico-legale è un obbligo di legge, ma è un obbligo razionale di legge, perché io devo conoscere quel paziente, che cosa ha avuto prima, che cosa è successo prima. Non è guardando in faccia un paziente che faccio una diagnosi. Sarebbe impossibile oggi, ma anche, voglio dire, anche inutile, pericoloso. Io devo sapere se ha avuto altri interventi, come si è comportato in questi interventi, che farmaci prende, quali patologie ha questo paziente, se è allergico. L'allergia oggi sta diventando sempre più dilagante. Perché? Perché noi siamo sempre più sottoposti a allergeni che vengono dall'esterno. L'inquinamento ambientale non è solo un inquinamento di parcellizzazioni di materia, piccole cose, è un inquinamento che alla fine noi lo respiriamo quotidianamente. L'organismo si difende, e come si difende? Creando un'allergia, creando un non voglio che tu vieni da me. È un meccanismo a feedback, vai e viene. Molto semplicisticamente abbiamo capito come funziona, perché ecco, spero. L'organismo tende sempre a difendersi. Ora, se io so che quel paziente ha avuto un'allergia ai polleni, che è una cosa comunissima, io dovrò prepararlo, è un mio obbligo prepararlo, una preparazione semplice, per carità, sono antistaminici e poi qualche volta del cortisone, non sempre. I protocolli terapeutici si sono di molto ridotti, ma anche molto semplificati, intendiamoci. È quindi facile da fare una terapia preoperatoria, che non ci mette solo a riparo al problema medico-legale, perché sì, la medicina sta diventando anche un po' difensiva, ma diciamolo chiaro e tondo, deve guardare soprattutto a preservare il paziente dal problema che può sorgere in sala operatoria, che può sorgere all'induzione di un'anestesia. Queste terapie ci mettono in condizione di avere una visione, di stare, diciamo, tranquilli, tra virgolette, per un paziente che normalmente è allergico. Se poi vediamo casi particolari, certo, facciamo sottoporre all'allergologo la terapia o comunque cosa consiglia l'allergologo. Oggi la multidisciplinarità dell'approccio al paziente è fondamentale. Il tuttologo penso che fa parte di un'epoca che è passata, a meno che non ci troviamo in un'isola oppure andiamo da qualche parte, ma insomma nel nostro continente, non più nel nostro paese. Questo è un discorso che non va fatto, il tuttologo deve sparire, però un medico che sappia distinguere le varie cose, e non c'è bisogno che sia un anestesista, quello sì. Bene, a questo punto col dottor D'Onofrio entriamo un po' nel pratico, il rapporto tra territorio e sanità, proprio in questo campo appunto delle cure palliative, delle terapie del dolore. Il campo che riguarda sia la terapia del dolore che le cure palliative, ovviamente non può essere circoscritto a un'azienda o all'azienda ospedaliere, ma va incardinato in un percorso bidirezionale. Questo perché? Perché ha a che vedere con quello che precedentemente a volte era un collo di bottiglia, ahimè, molto spiacevole. Quando il territorio non è organizzato con propri meccanismi di gestione del paziente, e come tale le patologie croniche o anche in fase terminale andavano nei pronti soccorsi e molto spesso finivano nelle rianimazioni, occupando posti letto fino al decesso, e impedendo invece quello che era una necessaria turnover ai fini di poter magari dare garanzie invece assistenza a patologie acute che in quel momento erano insorgenti e che non potevano essere gestite.
Quindi nel corso degli anni anche in Italia si è sviluppato questo meccanismo bidirezionale, da una parte il territorio e da una parte l'ospedale, che però devono essere collegati tra di loro, perché come diceva il dottore Chiariello, mentre la travia del dolore ha delle sue specificità, pensiamo per esempio al concetto legato appunto all'intervento chirurgico, ve ne sono altre, pensiamo alle patologie croniche, che non per forza sono terminali, ma patologie croniche nelle quali la gestione del paziente in un ospedale è antieconomica, perché un ricovero anche di una sola giornata costa in ospedale 800 euro complessivamente, presso il proprio domicilio, in assenza domiciliare integrata, una travia del dolore costerà 50 euro. Questo è il primo elemento. Ma viene un secondo, che le aziende ospedaliere hanno un numero di posti letto e di spazi predefinito, rispetto ai quali un intasamento determina anche una riduzione della qualità dell'assistenza. D'altra parte, nel discorso della terapia del dolore, oggi vi è anche un'organizzazione regionale, io faccio parte della commissione la cui presidenza era la dottoressa Romano, in cui probabilmente abbiamo individuato, appunto, seguendo una metodologia, un hub per ogni provincia e due hub nella provincia di Napoli, perché più o meno la taratura è un hub, in inglese vuol dire centro di riferimento, ogni circa milione, milione e mezzo di abitanti, quindi la Napoli provincia ne dovrebbe avere due. La identificazione ovviamente sarà collegata a quelle strutture ospedaliere che hanno sia posti letto in DH, cioè hospital, posti letto ordinari, oltre che gli aspetti ambulatoriali. D'altra parte però, e questo va detto, si deve sviluppare l'assistenza domiciliare integrata, che è il pendant fondamentale, perché questo permette di poter gestire in modo appropriato, laddove il momento non è di acuzie o di ricalibratura, seguendo una serie di indagini molto approfondite, ovviamente basta il territorio. Così come il malato terminale, la sua, diciamo, definizione è territoriale, non è ospedaliera. Tant'è vero che gli hospice devono essere collegati ai territori, alle ASL, non alle aziende ospedaliere. L'azienda ospedaliera può svolgere un'azione, come dire, di formazione per gli operatori, ma certamente la gestione è a cura, diciamo, del territorio, anche perché il protagonista, il link, il collegamento vero e proprio è il medico di medicina generale, il quale poi deve attivare il discorso degli specialisti o il discorso della connessione tra il distretto e l'ospice stesso. E allora siamo giunti al termine, dottor Chiariello. Chiudiamo con una domanda rivolta al futuro. Abbiamo appreso da quanto lei ci ha detto in maniera molto comprensibile per noi non medici quanto oggi siano sicure le anestesie, quanti progressi ci sono stati e con quanta tranquillità un paziente oggi deve affrontare alcuni momenti, sia chirurgici che di altre patologie. Rivolgendo il nostro sguardo al futuro, quali prospettive ci sono in questo campo? Io vorrei stravolgerlo un momento, perché io dico che il futuro è oggi, nel senso che quello che noi facciamo oggi paradossalmente è simile a quello che facevamo 10 anni fa, però la differenza è sempre nelle tecnologie. I piccoli passi nel nostro campo medico, non solo anestesiologico, medico in genere, sono quelle grandi rivoluzioni che paradossalmente sembrano, noi nel tempo, per esempio, siamo riusciti a portare avanti pazienti gravi di rianimazione. Oggi gli score sono cambiati. La grande rivoluzione è quella che le tecnologie e le conoscenze sempre più appropriate potranno portare gli anestesisti rianimatori e algologi, la terapia del dolore, è sempre più importante, e perché dopo le dirò perché è sempre più importante, portarli più avanti nel compimento delle loro azioni, della loro assistenza al paziente. Quindi io dico che il futuro va guardato nella situazione attuale e migliorato giorno per giorno di quelle piccole differenze che fanno poi la qualità nel tempo. Fanno la grandezza di un sistema, la fanno nel tempo. Io non credo, se non casi rarissimi, che ci potranno essere cose stravolgenti dall'oggi al domani. Lo stravolgimento sarà guardare 10 anni dietro e 10 anni dopo.
Quello è il vero stravolgimento. La terapia del dolore assume grande importanza oggi perché noi sempre più riusciamo, consentiamo una vita sempre più lunga e quindi patologie una volta impossibili da curare oggi perlomeno sono in mantenimento. Pensate solo a una cosa, l'AIDS che sembrava il flagello dell'umanità oggi è una malattia che fa veramente ancora paura, ma che comunque c'è gente che ci campa da 20 anni. E questo concetto che deve permeare non solo gli anestesisti ma i medici tutti, andando avanti piccoli passi costituiranno una grande risorsa. Grazie, su queste parole beneauguranti del dottor Chiariello noi vi salutiamo, la ringraziamo per la sua disponibilità insieme al dottor D'Onofrio, grazie a voi per l'attenzione e alla prossima.